Certo che era proprio bello Half-Life 2. You bet. Let's go. Eh sì, era un gran giocone. Ha inventato il Gravity Gun, ha inventato tante cose. Te lo ricordi quel magnifico doppiaggio, Luca? Non che voglia insinuare che lei abbia dormito sul lavoro. Sì. Bellissimo proprio. Una meraviglia. Ciao a tutti, oggi vogliamo parlare dei video dove si spara. Sparare! Bravissimo! Cioè, sparare dall'inizio alla fine per arrivare al termine del videogioco. Il genere FPS è costellato da capolavori totali merde. Noi siamo qui semplicemente oggi per dirvi quali sono i consigli da dare a dei neofiti per introdurvi in questo magico gioco dove si spara dall'inizio alla fine senza un domani. Quindi iniziamo. Bene, oggi spariamo un sacco, lo facciamo nei panni uno degli agenti speciali più famosi del mondo, se non il più famoso, ed è 007 con GoldenEye, che uscì nel 1997 su Nintendo 64. Ad oggi si trova anche un remake, il titolo funziona, richiama molto il titolo del Nintendo 64, seppur molte sezioni di gioco sono state cambiate, però l'anima, lo spirito, il titolo c'è, comunque sia, ecco, è un titolo riuscito, funziona bene, fa il suo dovere. Un titolo io che vi voglio consigliare fa parte di una saga famosa che può essere divisa tra action RPG ed FPS. Mi sto riferendo alla saga di Borderlands. La saga di Borderlands si differenzia dagli altri perché, oltre ad essere un FPS, è anche un looter shooter, quindi potrete cercare, craftare armi in continuazione, eccetera, ed arricchirle con oggetti che troverete sul posto. Ogni gioco inizia con un prologo e si sceglierà quale personaggio interpretare e lo si muove sempre in prima persona come un classico FPS. Ogni personaggio giocabile possiede un'abilità speciale unica che, una volta sbloccata, si suddivide in tre rami dove ogni ramo si specializza su una particolare caratteristica. Perché mi sento di consigliare questa saga di videogiochi e nessun titolo in particolare? Perché ogni saga è divertente a suo modo, ma soprattutto la componente che rende fantastica questa saga è la comicità che sprigiona all'interno di questi videogiochi. Se dovessi consigliare un titolo, direi di iniziare dal primo capitolo, ovviamente, però se volete iniziare dal terzo capitolo, ovviamente ci saranno delle difficoltà comprando una trama, un titolo che vi consiglio. Io non sono un grandissimo amante degli FPS, nonostante ciò ce ne stanno alcuni che sono riusciti a conquistarmi. Questo è ad esempio il caso di Bioshock, creato da Irrational Games nel 2007, una distopia, nel primo caso Andrew Ryan con Rapture, da sommersa tanto bella quanto decadente. Una narrativa che si rifà tantissimo su argomenti come capitalismo, umanesimo, che ha reso il tutto, secondo me, veramente affascinante. Il secondo capitolo era un po' un passo, diciamo, mezzo falso, non offriva nulla in più che non avessimo visto già nel primo Bioshock. E poi invece, secondo me, con il 3 la serie si riprende e si rintravede quell'atmosfera distopica dovuta all'idea, tra virgolette, rivoluzionaria di un folle. Dal mare si va sulle nuvole, chiudendo così una trilogia che secondo me andrebbe giocata. Un altro titolo che vi voglio consigliare fa parte di una saga enorme, ormai iniziata dal lontano 2001, che è la saga di Halo. Il fulcro della trama principale della saga dei videogiochi di Halo ruota tutto attorno alle vicende del personaggio chiamato John 117, conosciuto da tutti con il nome di Master Chief. La trilogia originale narra gli eventi relativi a una guerra interstellare tra l'umanità e un'alleanza aliena chiamata i Covenant. Il gameplay è veramente ben fatto sin dal primo capitolo, pubblicato da allora nel 2001, mentre invece i titoli di adesso sono di una bellezza incredibile e potrete reperire tutta la saga direttamente sull'Xbox Game Pass. Se volete partire direttamente dal capitolo Infinite potete farlo,
Zero, che è l'ultimo capitolo uscito, però vi perderete moltissimo della trama principale. Io vi consiglio di giocare ad un titolo di Halo, perché comunque stiamo parlando di un caposaldo del genere di FPS che difficilmente dimenticheremo, e soprattutto capirete voi, pad alla mano, che si sta parlando di un ottimo titolo. Un'altra saga di FPS che a me è piaciuta, in realtà non è una saga di FPS. Ma che mi stai, coglione? Nel senso che nasce non come FPS, ma come un action a scorrimento laterale, e poi durante una precisa fase della sua epoca vitale ha avuto anche il periodo FPS. Metroid Prime, la serie su GameCube fatta da Retro Studios, ad oggi è uscita la Metroid Prime Remastered su Nintendo Switch. Se anche voi come me magari non siete dei grandissimi fan dell'FPS classico, tra virgolette, come può essere un Call of Duty o come possono essere tanti altri titoli, in Metroid invece c'è tantissima cura per le atmosfere, ma cura nel level design, in quanto una delle maggiori caratteristiche di Metroid è sempre stata quella di dover andare alla ricerca continuamente di power up per progredire nella storia, e per trovare il tutto anche in prima persona è stato mantenuto. Quindi tanto di cappello a Retro Studios, che mi ha fatto apprezzare questa saga incredibile che nacque nel 1986 anche attraverso gli occhi di Samus in prima persona. Se invece siete quelli che hanno bisogno di prendere le armi e sparare a qualunque cosa trovate sul mondo, pianeta, dove vi trovate, vi consiglio la saga di Doom. Signori, Doom, chi è che non ha provato almeno una volta Doom? Il primo titolo risale a la preistoria, quindi ormai stiamo parlando di cose vecchie, ma soprattutto mi concentro sull'ultimo uscito, cioè Doom Eternal. Signori, una colonna sonora, tanta roba. Doom Eternal, Doom Eternal non si ferma mai, una colonna sonora incredibile che sicuramente ascolterete più e più volte, perché non vi uscirà più dalla testa. Un gameplay bellissimo e frenetico, sparate a una serie di mostri senza un domani, e soprattutto una trama che non serve che sia così tanto ampliata, perché il mondo di Doom non occorre una trama che sia così espansa. Doom spacca! Esatto, Doom spacca, perché Doom è bello. Vi devo consigliare di iniziare dal primo Doom? Assolutamente no. Comprate Doom Eternal, trovate Doom Eternal e giocateci, sparate fino a che non avrete le munizioni, e soprattutto finite le munizioni potrete menare le mani, cioè potrete usare le armi, potrete usare tutto. Doom è un capolavoro, signori, che non vi devo dire. Magari chi non lo conosce, chi non conosce Doom significa che non conosce il mondo dei videogiochi. Signori, Doom è Doom, giocateci. Proseguo sempre con un FPS che in realtà non è un FPS, perché incrocia elementi da FPS in quanto la visuale è in prima persona, con elementi da visual novel, con elementi di un gioco di carte. Quindi è è un titolo un po' di nicchia, tra virgolette, ma ha avuto una buona cassa di risonanza fatto dal passaparola di tantissimi fan di questo titolo, e devo dire veramente che merita tanto. Il titolo è Neon White. Questa unione ha dato vita ad un prodotto veramente figo, frenetico, graficamente accattivante, con una colonna sonora veramente galvanizzante, composta da brani di drum and bass, elettronica, che meritano un ascolto sicuramente. Ci ritroveremo con i protagonisti a dover liberare i giardini dell'Eden infestati da dei demoni, il tutto raccogliendo delle carte da gioco disseminate per le varie arene. Ogni carta da gioco ci conferirà determinati bonus, ma anche lo scartare queste carte ci darà determinati bonus, specialmente di movimento. Dovremo eliminare questi demoni. Quello che ne viene fuori è gameplay immersivo, frenetico, quindi Neon White consigliatissimo. Se invece non avete voglia di introdurvi nei magici mondi degli FPS futuristici, dove dovrete possedere delle armi molto strane, ma soprattutto sparare con il laser eccetera, ma avete voglia di rivivere l'atmosfera della Seconda Guerra Mondiale, non vi consiglio la saga di Call of Duty, bensì vi consiglio la saga di Wolfenstein. Direi di iniziare direttamente dagli ultimi tre capitoli che sono usciti, perché la saga di Wolfenstein reinventa
questa sorta di mondo nazista che ha vinto la seconda guerra mondiale e si è impossessata del mondo, e voi siete un soldato che si deve infiltrare nella base nazista e distruggere più nazisti possibili. L'ultima saga di Wolfenstein è bella per un semplice motivo: è talmente surreale, talmente fuori di testa, che a un certo punto vi ritroverete a segare nazisti a forma di maiali o qualunque cosa, semplicemente perché è giusto così. La saga di Wolfenstein la consiglio a tutti. Non vi consiglio di partire dai primi titoli perché sono ormai molto vecchi, vi consiglio di partire da ultimi tre usciti perché sono fatti bene, ma soprattutto perché vi introducono ad un genere che sicuramente amerete tanto se amate un po' di follia, ma soprattutto amate sparare tanto ai nazisti. Ho provato un titolo che sta andando molto, giusto per farmi un po' un'idea del prodotto, ed è Valorant. Due squadre composte da 5 personaggi l'una si scontrano in delle arene di vario tipo. Ogni personaggio ha le proprie abilità, ognuno può scegliersi il proprio equipaggiamento. Questo è un free to play carinissimo che comunque sia vi introduce alle dinamiche dell'FPS classico. Un prodotto che secondo me per iniziare potrebbe essere decisamente accattivante. Come ultima posizione, ma non è assolutamente un'ultima posizione, vi consiglio di giocare ad un titolo qualunque appartenente alla saga di Far Cry. Potete giocare un titolo qualunque semplicemente perché è autoconclusivo. Vi consiglio di giocare al capitolo 3, 4, 5 e 6. Dovrete semplicemente sparare a nemici continuamente senza distinzione. Non importa cosa sparate, l'importante è che sparate. Su Far Cry ormai non c'è più un filo logico, c'è una trama, assolutamente sì, alcuni capitoli ben fatta, soprattutto per quanto mi riguarda il quinto capitolo, il gameplay è assolutamente fatto bene, ogni capitolo migliora sempre più. Il sesto capitolo secondo me l'ho trovato molto più bello a livello di gameplay che di trama. Perché? Perché è quello che da un Far Cry ci si aspetta: sparare senza un domani, ma soprattutto una platea enorme di armi che potrete possedere e soprattutto governare a vostro piacimento per affrontare il nemico che vi si para di torno. La saga di Far Cry secondo me è un caposaldo enorme per quanto riguarda gli FPS ed è un titolo che consiglio a tutti i neofiti, ma soprattutto chi già ama questo fantastico mondo. Ragazzi, questi erano i nostri consigli per quanto riguarda gli FPS. Aspettiamo dei vostri consigli qua sotto nei commenti, magari dei titoli che non abbiamo provato e che volete suggerirci a noi di provare. Vi invito a iscrivervi al canale, vi invito a lasciare un mi piace o non mi piace, vedete voi, e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao a tutti. Cortana! Cortana!